Ho appena trovato sotto la tastiera questa bellissima monetina di Mega Charizard Y. Chissà da quanto tempo stava lì sotto. Ciao a tutti ragazzi e bentornati o ben arrivati sul mio canale, sono NeoxD. Oggi sono qui su un nuovo video della Poképosta. Di solito non faccio video sulla Poképosta, faccio dei mini short, ma oggi ho deciso di farvelo vedere in un intero video, anche perché ho un paio di cose e fare più di uno short non avevo voglia. Però non fatevi ingannare dalla copertina, i pacchi saranno anche giganteschi, ma il loro contenuto è piccolino. Non so perché abbiamo deciso di mettere poche cose in pacchi giganteschi. Per esempio, abbiamo preso un bel pacco grande così e all'interno c'era un tubicino così. Io mi ero fatto chissà che speranze, chissà cosa c'è qui dentro. E c'era un tubo così. Ma sono dettagli questi. Allora, in realtà non so da dove iniziare. Forse dalla cosa meno importante. Non è proprio Poképosta, ma sto facendo la mini collezione del Pokémon La Grande Avventura. Ho il cofanetto dei primi tre volumi che uscì nel lontano 2016 e li hanno riproposti quest'anno in mini versione. Ho anche il primo che sta lì, che devo ancora aprire insieme al poster, che non so dove mettere. E poi ho questi qua, l'ultima uscita è fino al 6 e li voglio recuperare tutti e 55. Sapete che bella figura fanno poi in una bella libreria che non ho ancora, ma che acquisterò quando cambierò casa. Ma non è questo importante. Io direi di iniziare a questo bellissimo peluche di Rayquaza Shiny. Ora non si vede molto bene, ma è bellissimo. Cioè, guardate qua. C'è la versione normale e Shiny. Rayquaza è uno dei miei Pokémon leggendari preferiti, insieme a Raikou, ed è bellissimo. Cioè, è anche manovrabile, quindi posso metterlo nella posizione che voglio. Ora non si vede, cioè adesso non riesco a metterlo, però tipo posso metterlo così. Ci ho messo 30 anni la prima volta che l'ho aperto a mettere nella posizione che volevo per farlo stare in piedi, ma sarà un problema del me del futuro, perché adesso direi di iniziare dal pacchetto più piccolo, dove all'interno non mi ricordo cosa c'è, ma forse c'è una gradata. Non c'è proprio un ordine di importanza, ma ci sono un sacco di cose che mi serviranno per un progetto futuro. Avevo già fatto un piccolo spoiler negli shorts, quindi questo sarebbe teoricamente Poképosta episodio 7, se non erro. Ah, oh, sì! Il Pruriball! Cioè, guardate la professionalità del venditore. Mi ha fatto una specie di libricino. Che carino. Ok, aprire qui. E voilà, ok, ci siamo, perfetto. No, che non è qui la gradata. Beh, non mi ricordo. Cioè, più o meno, non è che non mi ricordo cosa ho preso, perché più o meno so cosa ho preso. No, non me lo ricordo. Questo qui è l'Instagram, cioè pure sponsorizzazione gratuita. Ragazzi, se andate a lui, non ditegli chi vi manda. Anzi, se ve lo chiedo, digli chi vi manda l'amichevole Spider-Man di quartiere direttamente da YouTube. Però poi non vedete niente. Allora, abbiamo un po' di carte di Gym Challenge e Gym Hero, sia in giapponese che in inglese. In italiano questa espansione non è mai arrivata, questa espansione sono uscita nel lontano 2000, 24 anni fa, e da noi in Italia non è mai arrivata. Non chiedetemi perché, sarebbe stato bello vedere queste carte in versione italiana. Comunque abbiamo qui lo Slowpoke di Sabrina, poi il Graveler di Brock. Ok, meno male che l'ho preso perché ne stavo per prendere un altro. Forse l'ho comprato. Merda. Cioè, faccio sempre confusione perché ogni volta che vedo le carte di Gym Challenge, di Gym Hero, non mi ricordo mai quelle che ho. E quindi è sempre un casino. Poi abbiamo no, Executor di Erika, Geodude di Brock, Onix di Brock, Ponyta di Blaine, Execute di Erika, appunto. Ok, Jinx di Erika. Ok, e questo bellissimo Charmander di Blaine. E poi abbiamo il Machop di Giovanni. Queste carte dopo le andiamo a mettere nell'album e vi faccio vedere quello che voglio fare. Poi qui abbiamo, mi sembra una carta, forse due, di dovrebbero essere due carte, se riesco a tirarle fuori senza rovinarle, oppure assolutamente una, non mi ricordo. Ok, sì, no, no, è solamente una, pensavo due, magari l'altra è dall'altra parte. È un Poliwhirl di 151, perché ragazzi io voglio completare il Masterset di 151. Questa carta ce l'avevo in giapponese, ma io voglio fare il Masterset in italiano. Ora andiamo con questo pacchetto di droga, cioè, voglio dire, di carte, che qui c'è solo un bel po'. Più che altro ho avuto un piccolo, come posso dire, quando hai l'impulso di comprare cose anche se non ti servono. E forse qui ho anche esagerato, perché ho preso delle cose che veramente potevo evitare e non riesco neanche ad aprirlo con il super tagliarino. 21 anni di Natali saranno serviti a qualcosa, no? Spacchetta, Leo, forza, su! Questo
qui è tutto scotch e non quello buono da bere. No, in realtà lo scotch non l'ho mai bevuto. Ok, ce l'ho fatta. Ed eccolo qui, questo è tutto il contenuto. Oh, mi è arrivato anche un portamazzi. Allora, via, altro scotch, carta che non ci interessa. Ah, ma è solamente questo il contenuto che pensavo di più. Facciamo attenzione che magari qui dentro c'è qualcosa, non vorrei mai buttare niente per sbaglio. Iniziamo con questa mini monetina di Grookey. Ok, molto bella questa, credo sia una regalo delle benedettore, anche perché non l'ho presa. Poi qui abbiamo in formato mignon, pensavo fosse, cioè, dalla foto sembrava molto più grande. Diciamo una mini figure di una. Non riesco ad aprirla, porca trottola. Ok, abbiamo questo mini Rayquaza, molto che pensavo fosse più grande. Dalla foto sembrava, cioè pensavo fosse più che altro così. Cioè è molto piccolino ed è anche molto carino, cioè guardate che bello. Allora, se riesco a leggervi il nome vi dico anche da che casa, cioè da che cos'è. Però non riesco a leggere, non so manco se è scritto qui da dove proviene questa minifigure di Rayquaza. Ma comunque devo dire che è molto bello. Io adoro le mini action figure dei Pokémon. Poi abbiamo, come potete vedere dalla scatola, un sacco di carte di 151. Sono un sacco di carte di 151, però in realtà a me sembrano solamente le reverse. Le reverse dovrebbero essere circa 22, quindi le andiamo a recuperare. E queste qui sono tutte comuni. Che tra l'altro, le comuni non mi fanno schifo perché le metto comunque nell'album per vedere quale carta mi manca in versione reverse. Le reverse le metto nelle sleeve, diciamo con sfondo bianco. Le pagine dell'album sono nere, quindi diciamo che è molto facile vedere quale carta mi manca in versione reverse. E parlando, tutti i pacchetti che ho aperto, non ho mai trovato un Metapod in nessuna versione reverse, olografiche. Faccio vedere anche le olografiche che tanto non mi servono, però ve le faccio vedere. Cioè, reverse, olografiche. Cioè, in nessuna versione ho trovato quel Metapod. Sta porciando queste adesso mettiamo da parte e le andiamo a mettere dopo nell'album. Molte di queste già le dovrei avere. Sì, quindi questo acquisto potevo anche evitarlo. Ma poi qui abbiamo questo bellissimo Suicune. Che devo dire, è bellissimo. Cioè, guardi qua. È stupendo. Allora, non so di che set è, però è del 2008. 2008. Che sia di Earth Gold e Soul Silver non ricordo, ma comunque è bellissimo. Guardate qua che artwork e che olograficità. Purtroppo le condizioni non so, oddio, dai, devo dire che non è messo neanche abbastanza male, a parte proprio due puntini, cioè un po' rovinato qui sull'angolo. E no, qui sotto direi che è messo anche abbastanza bene. Ma a me importa il davanti, che appunto devo metterlo nell'album. Quindi il dietro, diciamo che me ne frego. Qua abbiamo invece, cos'è? Omaggio extra? Questo ce lo guardiamo alla fine allora. Poi vediamo un po' qui cosa c'è. Ovviamente sempre con delicatezza, non vorrei mai rovinare le carte che sono all'interno. Anche se qui forse una forbice era molto meglio. Allora, qui abbiamo, iniziamo da questo mini stickers di Charizard. In realtà anche questo è un po' un acquisto compulsivo. Ho visto Charizard e l'ho preso subito. Mi serviva? No. Ne avevo bisogno? Neanche, però ormai l'ho presa. 1 euro, forse anche di meno. Ed è Charizard, quindi si prende sempre. Poi questo altro stickers di. Non è come sembra, ok? Posso spiegare. Nel senso è che sarà sicuramente stato un errore del venditore. Come posso io prendere una cosa? Passiamo subito a questa bellissima carta di evoluzioni e si tratta di un Charizard X. Quando uscì l'espansione di XY Evoluzioni ero felicissimo, cioè potevo vedere le carte vecchie. Cioè io purtroppo sono nato troppo tardi nel 2002. Le carte uscirono nel 97, uscirono, che palle. Comunque di evoluzioni ho già la carta di Charizard, quella lì bellissima che ce l'ho nell'album rosso che ho dietro. Ovviamente questo Charizard lo andrò a mettere nella collezione di Charizard. Cioè guardate qua che figata. Cioè mi unisci il vecchio con il nuovo, il passato con il futuro. Charizard X con lo stile
Vecchio ma nuovo è bellissimo. Cioè, ve lo mostro ancora perché è fantastico. Andiamo un attimo a vedere questa carta in omaggio. Vediamo un po' di cosa. È solamente una. Ok, sì, è solamente una. No, sono due. Ma così però mi viziate. Allora, abbiamo un bellissimo Tyranitar V. Che vedete che Tyranitar è uno dei miei Pokémon preferiti. Terzo, no, della seconda generazione. E poi andiamo con questo Rayquaza. Oddio, Rayquaza V-Max. Aspetta, ma sembrano false, posso dire la verità? Sembrano un pochino false. Cioè, sì, sono false per forza, dai. Va bene. Comunque, apprezzo il gesto. Vamos con questo. No, no, sì, dai, andiamo con questo qui. Ma qui dentro abbiamo una cosa che non c'entra niente con Pokémon, ma che volevo acquistare. Nell'ultimo periodo sto riavendo una fissazione con Dragon Ball. Infatti, ho iniziato anche a giocare a Dragon Ball Z Kakarot sul canale. E non potevo non portarmi a casa questa bellissima action figure di Goku che lancia la sfera Genkidama a Majin Buu e gli dà il suo ultimo saluto dicendo che è stato un guerriero eccezionale. L'ho pagata veramente poco, una quindicina d'euro, quando questa roba in stop la paghi, non cadermi, la paghi tipo sui 40 e devo dire che è bellissima. Io non vedo l'ora di cambiare casa, ragazzi, per esporre tutte le mie action figure, perché purtroppo qui non posso farle. Ne ho un po' qui dietro, ne ho un po' qui una sopra l'altra e questa qui dovrà rimanere nella scatola finché appunto non cambierò casa. Però, cioè, guardate qua che bellezza. Ora torniamo a Pokémon, perché qui abbiamo una piccola chicca molto interessante. Allora, diciamo che nell'ultimo periodo mi è venuta questa strana idea di fare la compravendita di carte Pokémon. Diciamo che non sono proprio tipo da fare ste cose. A me piace collezionare le carte Pokémon per il puro gusto di farlo. Non per trovare, boh, la carta più rara e poi metterla su eBay a prezzi mai visti prima. Però mi sono detto, dai, proviamoci, giusto per far entrare qualcosa di più nel portafoglio, per acquistare nuove cose che usciranno sicuramente in futuro. E allora ho visto questo. Com'è chiusa? Ok, ho visto questa opportunità e non me la sono fatta sfuggire. Qui abbiamo una carta gradata da high grading di Rayquaza, sì, Shiny, Rayquaza GX del settimo del 2019 con rarità 10, cioè rarità voto 10. Questa carta è perfetta. Non è la mia prima carta gradata 10, è la mia prima carta high grading. La mia prima carta gradata 10 è il Pikachu di non mi ricordo cosa. PSA però. Devo dire che ora che ce l'ho qui tra le mie mani, non so se venderla oppure no. Non so, devo dire. E tra l'altro, non è l'unica carta gradata che vedremo oggi. Posso dirvi ultimo pacchetto e direi anche finalmente, non fatevi ingannare dalla scatola perché è tutta carta. Tutta carta. Questo è il contenuto. E la scatola mi sembra anche un po' esagerata. Ed ecco qua, allora vediamo un po'. Questo sembra tipo l'incartaggio del panino che mi portavo a scuola quando andavo in gita. Cioè, non che l'incartaggio fa schifo, anzi, è fatto anche molto bene, un po' di ASMR. Spero che la mia voce si sia sentita dopo tutto questo casino. Questo coso lo sto odiando, sto facendo avanti, indietro, a destra e a sinistra. La carta gradata, eccola qui, magari avete già visto il voto, non lo so, spero di no, ce la guardiamo dopo. Ok. Qui forse abbiamo un po' di carte interessanti che mi servono per completare un altro Master Set. Vediamo un po'. Non mi ricordo cosa ho preso. Giriamo subito. E ok. Allora, questa qui è una carta promo per l'uscita. Sono andato a controllare. È un mini set di 22 carte per l'uscita. Mi sembra di uno dei film Pokémon. Se non sbaglio, Arceus. Avevo preso Pikachu, infatti non capivo, non capivo che promozionale fosse quel Pikachu di Ash. Poi ho visto questo, sono andato a controllare e ho detto, ah, ecco, allora va per forza completato il set. E ho preso anche Lucinda. Poi abbiamo Garchomp livello X del 25esimo di Sabrina. Aspetta, forse non, di Camilla. Faccio sempre confusione, la chiamo sempre Sabrina, non so il perché. Poi abbiamo Luxray del 25esimo dell'ultimo capopalestra di Sinnoh. Abbiamo anche la promozionale di Pikachu, che se lo vai a unire esce una carta gigantesca sempre del 25esimo anniversario. Questo Charmander Altativar 151. Questo Entei livello 43. Potevo farmi scappare Entei, ci ho preso Sulcum. Purtroppo mi manca Raikou.
E poi l'ultima chicca, questo Mewtwo sempre del 25esimo anniversario. Ragazzi, voglio completare anche il Master Set del 25esimo e questa mi è sembrata una buona occasione per recuperare qualche carta. Però dopo andiamo a mettere tutto quanto nei loro rispettivi posti. La carta gradata invece è una PSA di Pikachu con rosso. Ragazzi, questa qui l'ho presa per la mia collezione personale. Questa qui non la vendo manco se dove... non lo so. Non mi ricordo il voto, però non dovrebbe essere un voto alto. 2019 giapponese, Sun and Moon con voto. Ok, 9, voto 9, ok, perfetto. Questa è tanta roba. È bellissima. Appena l'ho vista, ho detto no, deve essere per forza mia. Cioè, guardate qua che... Cioè, guardate, che Arthur? Cioè, che Arthur è questo qui? L'unica cosa di PSA che non mi piace è che potrebbero anche mettere cosa che no, cioè perché ha preso questo voto 9? Magari per la centratura, non ne ho idea, boh. Cioè potrebbero anche mettere, non so, i voti qui dietro, come fa anche Beckett, che mette il Sentry che ha preso questo, Corning l'altro, questo quest'altro, Surface questo, e poi fai la media. Invece qua no, PSA non lo fa, però bellissima carta, molto bella. Questa non la vendo, manco se mi torturano i cecoslovacchi. Ho anche questo tubicino qui. Cosa c'è qui dentro? Allora, qui dentro lo faccio, che secondo me è una bella cosa da appendere in camera, ed è un bellissimo dipinto olio su tela di Charizard e Blastoise. Ora, è un po' complicato farlo scendere tutto, sto facendo il più piano possibile perché non voglio rovinarlo, ma guardate qua che bellezza. È bellissimo, ragazzi, magari vi lascio una foto qui vicino perché non, cioè, non riesco a tirare tutto. Ma guardi qua, c'è al tatto una cosa stupenda, non l'ho pagata neanche tanto. Teoricamente dovrei aver finito, avevo ordinato anche altra roba, ma purtroppo non è niente di che. Sono altre carte di Gym Challenge e Gym Hero e anche un box di giapponese di non mi ricordo che espansione. Adesso è giunto il momento di mettere via tutte queste carte. Allora ragazzi, purtroppo il telefono mi ha abbandonato nel momento peggiore e vi sto mostrando l'album di 151. Purtroppo di quell'otto che ho recuperato, solamente 4 reversi mancavano e 2 comuni. Sull'otto di 60 comuni e 22 reverse. Io non ci posso credere. È stata colpa mia, sì. Ho preso il lotto mentre non ero a casa, ero al lavoro, quindi non ho potuto neanche controllare le carte che mi mancavano. E a saperlo non l'avrei mai comprato. Lasciamo perdere. Adesso vi mostro la mia Bibbia. Il mio bellissimo album parte con il set di 25esimo anniversario. Che purtroppo mi mancano ancora un po' di carte. Per completare il set principale mi manca solamente Zacian del 25esimo. Mentre per completare l'altro set... No, purtroppo questa cosa lo devo togliere, mi dà fastidio. Per completare l'altro set me ne mancano ancora un po'. Allora, il Charizard già ce l'ho, che ho messo nella collezione di Charizard. Qui invece ho le altre carte. Veramente un bel mazzettino. Cioè, oddio, più che altro questa è una carta unica e queste qui sono le altre 3 carte. C'è tutto quanto in un ordine preciso, però adesso non ho quel libricino, non mi ricordo. Ok, posso dire che fanno la loro sporca figura. In realtà non so se vanno esattamente messe così. Nell'album c'è un ordine preciso, io volevo tenere l'ordine del foglietto. Però per il momento li ho messi così, anche perché l'album, cioè anche perché il foglietto non lo trovo. Qui abbiamo la sezione di Sulcum, Raikou e Entei. E qua ci andiamo a mettere un attimo questo Entei qui. Ora, qui la sezione non è fatta a caso. In realtà dovrei togliere queste due di Raikou, questa, metterla da questa parte e fare questa di DJ Te Regale, fare una fila di DJ Te Regale, recuperare anche il Raikou di questa espansione qui, metterlo qui. E poi qui ci volevo mettere questa è una promo. Non so se tenerla qui oppure toglierla. E qui metterci altre cose. Qui volevo metterci anche le Gold Star, se mai dovessi uscire a recuperarle, ma la vedo molto. Quella è la mia sezione wild. Comunque qua poi andiamo alla parte, diciamo, più succosa, ovvero il mio progetto. Quello che voglio fare praticamente, come potete vedere qui, c'è la carta di Brock di Gym Challenge. Quello che volevo fare io, magari andando più avanti, facendo vedere la pagina di Blade, si può già capire quello che voglio combinare. Voglio fare una pagina dedicata ai capi palestra di Kanto. In versione appunto Gym Challenge e Gym Hero. Non mi interessa che espansione sia, non mi interessa che lingua sia. Mi interessano principalmente, più che altro, le condizioni del davanti, perché appunto, come ho detto, mi interessa solamente la parte davanti, il retro, essendo che non si vede, non mi interessa. E qui posso dire che ne ho un bel po' da aggiungere all'album. Altrimenti qui ci mettiamo il golem. Sotto ci mettiamo
il Rion che dovrei mettere nella Slim, mi sono dimenticato. Vicino al Golem ovviamente ci va Graveler, e vicino al Graveler abbiamo da mettere Geodude. Se Graveler è in giapponese, ma almeno la linea evolutiva è completa. Queste sono bellissime secondo me, perché c'è l'allenatore davanti e la medaglia dietro, quindi è perfetto. Non vi preoccupate ragazzi, le sleeve le metterò dopo. Adesso voglio un attimo vedere come vengono le cose. E poi non può mancare l'immancabile Psyduck di Misty, molto bello. Lit Surge non dovrei avere niente, teoricamente. Di Erika un po' di cose. Abbiamo qui il Gloom da mettere. E poi abbiamo anche Oddish, così da completare anche qui la linea evolutiva. Purtroppo due in inglese e l'altro in giapponese. E ovviamente non può mancare anche Executor. E execute. Ci siamo quasi. Anche questa quasi completa. Ma di Koga non dovrei avere niente. Purtroppo di Koga sono veramente messo male. Qui invece di Erika mi mancano sempre l'allenatrice. Di lei abbiamo qui il Jinx. E dall'altra parte abbiamo Slowbro. La mia sezione preferita è questa qui di Blaine. Perché abbiamo Moltres, Groita, Raikou. Qui ci mettiamo il bellissimo Ponyta. E dovrei aggiustarla perché ci vorrei mettere anche l'evoluzione di Charizard. Infatti qui ho il Charmander di Blaine. Ho anche il Charizard che sta lì dietro e mancherebbe il Charmeleon. Qui invece abbiamo quella di Giovanni, purtroppo mi manca la carta dell'allenatore, ma anche qui è da sistemare perché ho qui Machop e mi mancherebbe, vabbè, ovviamente l'altra linea evolutiva. E che fai? Il Team Rocket non ce lo metti? Ovvio che ce lo metti. La carta allenatore. E qui visto che ci sono un sacco di carte, c'è il Moltres, c'è il Mewtwo e poi tanto altro che non vedo l'ora di aggiungere a quest'album. Mi sono dimenticato di far vedere anche questo bellissimo Raichu della, mi sembra, quarta capo palestra di Johto. Non ricordo molto bene, non mi ricordo neanche il nome. Comunque molto carina. E ragazzi, andiamo a concludere con la collezione di Charizard aggiungendo quello di evoluzioni. Questo è il mio sacro graal, infatti qua abbiamo quello del 25esimo. Purtroppo l'album non si apre molto bene, però questa andiamo ad aggiungere esattamente qui, vicino alle altre. Ok, allenatori, il mio termine qui. Spero vi sia piaciuto questo qui, la mia poche posta che ho raccolto nelle ultime settimane. A mio parere, veramente molto carina. Mi dispiace il modo in cui ho fatto vedere le carte, mi sono dovuto un po' arrangiare, però comunque spero che il video sia stato godibile. E spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, condividete questo video con i vostri amici. Noi ci vediamo nei prossimi giorni con un prossimo video, oppure in una prossima poche posta, però a forma di shorts. È più facile, ci vuole meno tempo e le carte si vedono in maniera più dettagliata. Quindi, ragazzi, mi raccomando, fate quello che ho detto prima e noi ci vediamo nei prossimi giorni con un prossimo video con i vostri amici. Con le spade, mi metto tutto. Bella raga, oh santo cielo, ho appena visto il casino che c'è lì dietro, devo sistemare tutto da solo, che palle! Flash is fast, flash is cool, Francois Sapa, flash ain't no dude, and you don't stop. Sure shot, go out to the parking lot, and you get in your car and you drive real far.